Gino aveva lasciato, per amore naturalmente, questo è sottinteso, Gino aveva lasciato il suo lavoro, quindi si trovava senza lavoro. Io andavo all'università, però insomma con molte difficoltà, non ero tanto convinto fino in fondo. E poi quindi si trattava di trovare un sostentamento per tutte e due. E quindi poi ci siamo inventati questo mestiere. Nel 78 io Massimo l'ho conosciuto, che era a Capodanno, andai a Roma per Capodanno del 78. E quindi nel mese di gennaio abbiamo fatto la nostra prima borsa. Andammo a Porta Portese con queste due o tre borse, abbiamo fatto in crosta e qualche cintura. Appena abbiamo venduto questa borsa e una cintura a una coppia di tedeschi anziani, noi felici e contenti abbiamo chiuso baracche e burattini, siamo tornati a casa contenti e da lì continuava il nostro lavoro. Erano i tempi in cui si voleva cambiare il mondo allora, per cui il lavoro era giusto, diciamo, essere indipendenti dalla famiglia che veniva contestata, cioè gli anni di contestazione del padre, della madre, della famiglia tradizionale, del paternalismo, la società patriarcale, e quindi c'era tutto questo, diciamo, discorso politico in qualche modo. Creature di Massimo, poi io le rifinisco, anche perché all'inizio mi diceva: ma che fai, controlli il mio lavoro? No Massimo, io non comprerei mai la borsa che fai tu, perché escono peli e fili dappertutto. E quindi io faccio un po' il rifinitore di quello che Massimo crea.